L'economia adesso, sono stati presentati a Torino i dati economici del territorio forniti dalla Camera di Commercio alla CGIL torinese. L'accordo è operativo da quest'anno. Vediamo. Accesso e approfondimento su dati statistici ed economici del territorio per mettere in campo proposte e azioni e affrontare i problemi. Questo è l'obiettivo che ha spinto la CGIL torinese a rivolgersi alla Camera di Commercio di Torino per ottenere in via più diretta statistiche e informazioni economiche su realtà imprenditoriali del territorio, addetti e specifiche filiere. L'accordo, stipulato qualche mese fa, diventa operativo quest'anno. Al terzo trimestre 2022 si contavano sul territorio torinese 223.166 imprese che danno lavoro a oltre 806.000 addetti. Il 70,8% delle realtà imprenditoriali ha tra 0 e 1 addetto, il 20,7% tra 2 e 5 addetti. Il 22,3% delle imprese invece è femminile, il 9,4% giovanile, il 13,8% straniera. Le sole imprese femminili danno lavoro a oltre 99.000 addetti. Il settore economico più rappresentato sul territorio è quello di servizi alle imprese, seguito dal commercio. Questi alcuni dei dati presentati. Una delle ragioni per cui noi abbiamo sviluppato questo accordo con la Camera di Commercio è perché proprio a partire da questi dati, nell'interlocuzione con le associazioni datoriali delle imprese, si possano favorire delle aggregazioni tanto più necessarie in un momento in cui l'innovazione che deve permeare le imprese per riuscire a creare occupazione di qualità e stabile è fondamentale. Che le previsioni per il 2023 sono nel segno dell'incertezza. Abbiamo degli indicatori ovviamente che ci parlano da una parte di una possibile stabilizzazione della situazione per quanto riguarda l'inflazione, ma che dall'altra parte ci dicono come la guerra, ma lo stesso Covid che non è ancora debellato, possano portare dei cambiamenti anche rapidi delle condizioni delle persone. Sicuramente la situazione occupazionale del nostro territorio non è buona, anche i dati di oggi ci dimostrano che l'occupazione comunque non cresce, non abbiamo ancora recuperato l'occupazione precedente al Covid, addirittura non abbiamo ancora recuperato l'occupazione precedente alla crisi del 2008. Siamo quindi in una situazione complicata, non soltanto per numero di addetti, ma anche per tipologia di occupazione. Siamo in una situazione in cui c'è tantissimo lavoro precario, però dovessimo guardare anche a quanto guadagnano le persone, abbiamo sicuramente dei salari bassi, tra i più bassi d'Europa. Quindi anche questo sarà un tema che dovremo affrontare nelle prossime settimane, sia a livello nazionale, sia nel rapporto con le imprese, sia a livello territoriale. E insieme al lavoro, l'altro tema fondamentale di cui ci dovremo occupare, ci stiamo occupando, è tutto il tema del welfare. Pensiamo a tutto il tema della tutela della salute e a quello che sta capitando nella sanità.